Ma bonjour! Bentornati in un nuovo vlog! Siamo in un nuovo giorno. Oggi è venerdì 22 maggio. Siamo tornati adesso. È sera ormai, sono quasi le 20. Oggi è stato il compleanno, è il compleanno di mia suocera, per voi è stato. E ora siamo tornati, sono andata un pochino là, ora metto a preparare la cena e vado a fare un simil tacos ripieni e andrò a utilizzare prosciutto crudo, avocado, un po' di hummus e eccetera. Quindi ora mi metto all'opera, il tempo che cambio qua la batteria e siamo pronti per metterci all'opera. Mamma! Oh amore! Allora ragazzi, per fare i tacos, diciamo i simil tacos, vado ad usare la farina per polenta, che sarebbe la farina di mais gialla. E quindi, ah, aspetta che mollo, pesiamo così vi do la misura esatta. 165 di farina qua di mais. Ci vado a mettere anche 2-3 grammi di sale. Allora, 2 e 3 grammi di sale. Allora, l'acqua tiepida, mo ci regoliamo man mano con l'impasto. Allora, finora quanto ne ho messa? 90 grammi, vediamo un po' come viene. No, vabbè, ce ne vuole. Anch'io. Eh? Anch'io quello. Deve venire comunque un panetto bello liscio, eh? E anche io è la prima volta che le faccio, quindi 90, siamo a 127. Mamma. Oh amore. Mamma, anch'io. No, è mamma lo sta facendo, fo bravo. Anch'io quella, ma. Anch'io quella, ma. Metto giusto un filino d'olio. Ne ho messi giusto altri 8 grammi. Speriamo che vengano buone. Ok, questo è l'impasto. Ora lo lascio riposare il tempo che faccio, un 10 minuti, il tempo che faccio i condimenti. E poi dopo lo andiamo a preparare. Questo qua, ragazzi, invece è l'hummus che ho preparato oggi. E l'ho fatto con ceci, quelli là precotti nella scatola. Ho frullato insieme a salsa di soia, curcuma, ecco perché è così giallo, semi di sesamo nero, olio e limone, salsa di soia, poi che cavolo ci ho messo più, aglio in polvere, un pizzico di pepe, un po' di peperoncino, insomma varie spezie. Allora adesso vado a tagliare un pomodoro tutto tagliato a dadini piccolissimi, l'insalata ce l'ho già bella lavata e pronta all'utilizzo. Quindi hummus, avocado, insalata, pomodoro e poi ci vado a mettere il prosciutto crudo come affettato e ciò anche aspettate. C'ho anche questi fiocchi di latte della Iocca che non abbiamo mangiato e quindi ci vado a buttare dentro anche questi due fiocchetti di, insomma, di formaggio, di latte. Finisco di fare queste cosine e poi siamo pronti, speriamo che vengano bene. Non li vado a soffriggere, cioè non li vado proprio a friggere, ma li vado un pochino a soffriggere nella padella con l'olio di girasole. E speriamo che vengano buone. È una ricettina che ho visto online, quindi speriamo che riesca anche a me buona. A me, lo sapete, tutte queste ricettine non proprio italiane, a me piace provare di tutto. Penso si sia capito, no? Mi piace provare veramente tutta la cucina. E quindi ecco, sono molto aperta altre ricette, ecco. Comunque continuo a preparare qua, dimmi amore. No, qua c'è la gabbia. Il pomodoro, vedete, l'ho tagliato proprio a dadini piccolissimi, piccoli piccoli. E ora mi sono dimenticata, vado a mettere anche un po' di mais. Mm.
qui ho fatto anche due piadine velocissime, farina, acqua e sale, e le ho fritte sempre nella, cioè fritte sempre nell'olio che già c'era. Allora ci vado a mettere due pomodorini, a una e a un'altra. Ora vi faccio vedere anche come sono venuti i tacos. Poi ci mettiamo un po' di mais, non tanto, che tanti bambini non è che se ne mangiano tanto. Mamma, e noi che ci mangiamo? Subito, ecco. Poi ci mettiamo di qua un po' di hummus. E uno. E due. Qua così. E poi di qua al centro ci mettiamo l'avocado. Buono. Ok. Vado a chiudere. E il prosciutto crudo, ragazzi, glielo metto da parte. Dove sta? Eccolo qua. Allora, sedetevi, dai, bimbi. Cristian, dove li metti tu? Qua. Ah, le mie cosce. Eccoli qua i tacos. Certo, non sono perfetti come quelli là che comprate. Guardate. No, ma ne vogliamo parlare? Certo, non sono perfetti come quelli là dei locali o quelli là che acquistiamo, però ragazzi, l'importante è il sapore. Mamma mia. Amore, non solo il prosciutto, mamma, anche la piadina. Jacopo fa sempre ok. Comunque non le assaggiamo insieme. Io non li voglio i pomodori. Devi mangiare, allora mangia solamente quello, dai. Però non li togliere a mamma, mangia così che quelli non si vedono neanche. Non ci fate caso alla mia mese. Allora assaggiamo, io mi sono dimenticata di metterci pure questi qua, ma non ce li metto. E a Jacopo, gli ho dato la ciotolina con gli avanzi di mais, pomodoro e avocado. E niente, Jacopo sta quella. Cristian sta mangiando la piedina. Allora vediamo un po' com'è. Aspetta. Fagli vedere come mangi. Bravo. Il pomodoro com'è? Bravo. Ragazzi, siamo pronti. Aspetta, tu dove comincio? Da qua. È piti pilla. È pinta pilla. È piti pilla. Vabbè. Se c'era Vincenzo. Però si rompono. Sono buoni ma si rompono. Oh, basta. Sì. Vieni il fazzoletto? No. Anche io te lo chiedo. Vabbè. Non lo farebbe mai. Va contro il codice. E lei lo sa che il codice. Ragazzi, comunque è super, è buonissimo. L'unica cosa che si rompe. Sì. Sì. Assaggia, amore. Com'è? Mi dispiace di turbarti, ma c'è una cosa che dovrei dire. Buona. Buona. Solo mi. Mamma mia, tutta sporca. Come sempre. Mai una volta che fosse pulita sta videocamera. Che zozza che sono. Eccoci qua. Siamo in un nuovo giorno. Penso si era capito. Ah, che crap. Mamma, io posso prendere il finale di tua. Oh. E la prima parte è morta. Ah, passato. Non sono contrazioni, mi è venuto un crampo improvviso all'utero. Che dolore. Allora, come sempre ragazzi miei, pulizie. Oggi è sabato 23 maggio. Ragazzi, è finito pure maggio. Ma ci rendiamo conto. Cioè veramente ci rendiamo conto, è finito già pure maggio.
una cosa pazzesca. Comunque io ho preso adesso la mia vitamina Stress Resist. Ora mi faccio il caffè. E il caffè lo sto prendendo con il miele. Stamattina per colazione, ragazzi, ho fatto, qui c'ho ancora residui che devo buttare. Allora, questo yogurtino qua che l'ho trovato in offerta al Sigma, lo Zimil, che non so, senza lattosio. Comunque yogurt greco, miele e vaniglia, buonissimo. E ho fatto sotto orzo soffiato, ho preso questa ciotola qua, questa bella ciotola, ho fatto sotto orzo, tipo una cheesecake, sotto orzo soffiato, poi in mezzo come crema ci ho messo appunto lo yogurt e sopra sono andata a mettere mezza bananina. Qui infatti c'è ancora qualche residuo perché è ancora troppo acerba, non mi piaceva tanto. E comunque mezza banana, un po' di frutta secca e poi una spolverata di farina di cocco. È venuto veramente una bontà. Ho appoggiato un attimo così mi preparo il caffè. E sono una ricettina, insomma, colazioni che ho visto su Pinterest. E niente, quindi mi è piaciuta veramente tanto questa colazione. Io sto cercando di far crescere queste cose, ma ragazzi, che guallera, io me le tagliavo perché praticamente quando mi faccio la coda queste cose stizzavano tutte così. Quindi le ho sempre tagliate, ma sto cercando di farle crescere, secondo me è il tempo che mi scoccia e le ritaglio. Vabbè, mi faccio il caffettino, dentro ci vado a mettere un cucchiaino di miele perché lo zucchero di canna ho visto su TV2000, insomma quando fanno vedere queste cose della dieta, che lo zucchero proprio grezzo di canna, insomma nei supermercati si trova più quello l'abbronzato, come disse questo dottore, no? E quindi niente, uso il miele che ha detto suo dottore, sul mio medico a TV2000 è meglio. E vabbè, per misurarlo prendo un cucchiaino, c'ho questo qua, squish, come cavolo si chiama, e faccio un cucchiaino di miele. E poi, ah, mi è caduto pure fuori, porca palettina. Aspettate, ce ne metto giusto un pochino. Ecco qua, e mi è caduto qua sopra. Mi è caduto qua, non so se si vede. Eccolo qua, il mio mielino. Vabbè, non è proprio male, male, male. Però si sente la differenza tra lo zucchero, insomma lo zucchero bianco e il miele. Ci sta la differenza, però ci frega. Veramente si dovrebbe prendere proprio amaro il caffè. Però oh, che schifo! Non mi piace. Comunque ragazzi, oggi è sabato, ve l'ho detto. Oggi a pranzo vado a fare gli spaghetti con le vongole. E poi ci metto un po' di prezzemolo. E basta, non mangio più niente, solamente il primo perché poi stasera è la pizza. La pizza stasera la farò semplice. Oggi dovrebbe venire Marianna, mia cognata, con Alfonso e Giulia. E perché al compleanno di Jacopo non vennero per non fare troppe persone. E quindi, ah, eccolo l'altro dal campo. Non sono, il problema è che non sono neanche in ovulazione, quindi non so perché ho questi crampi stamattina. Di solito mi vengono quando sono in ovulazione, però è impossibile perché il ciclo mi è terminato due o tre giorni fa, quindi. Vabbè, comunque stavo dicendo, oggi vengono Marianna, Alfonso, non so se viene pure Giovanni, il mio cognato, il marito, Giulia. E niente, io continuo qui a sistemare. E poi prepariamo il pranzo. Vabbè, non vi faccio vedere, tanto so spaghetti semplicissimi con le vongole. Le vongole sono quelle là già pronte, già sgusciate, comprate. E perché le fresche, ragazzi, costano un botto, ma veramente tanto.